Dai, vediamoci un po' in live. Il calcio d'angolo. Magari facciamo anche un golletto così. Facciamo anche un golletto così. Partita troppo persa. Entra anche Sturaro. Mille ex, non so. Partita andata, siamo lunghissimo recupero, ma non riusciamo a sfruttarlo perché stiamo perdendo tempo noi con delle cazzate. Andiamo padel. Nani! In diretta, così! Non me lo aspettavo! Tutto in campo! 2 a 2, clamoroso con il Genoa! Con l'uomo in meno, trova la parità! Rimane impassibile Ballardini! Sì, ma perché non è anche lui, te lo assicuro! Porco Dio! Te lo assicuro, perché questo è incredibile, però succede quando c'è anche un errore, oltre che un bel tiro! Non dico niente, ascoltate la telecronaca in questo momento, perché... Proprio portiere, in live così, Rovella passa sul primo palo, la palla dietro Milan Badel al volo, l'Eurogol di Milan Badel al 90° minuto. Non ci credo, devono annullarlo perché è troppo bello per essere vero, non è possibile. Milan Badel calcia perfettamente e ci porta sul 2-2, un uomo in meno, 2-2. Allora, aspettiamo che finisca la partita e iniziamo col video, perché c'è la seconda parte, perché c'è tanta roba da dire. Vediamo. Aspettiamo il fischio finale. Bentornati su Basta, siamo ritornati oggi con il post partita di Genoa-Verona. Allora, prima che inizi il video vi invito a passare nel link che troverete qui sotto in descrizione ed andare a vedere la pagina Ignoranza Genoana prima di tutte. Perché, signori e signori, è attivo un contest che vi potrà far ricevere la maglia del capitano Mimmo Criscito autografata. È facilissimo partecipare a questo contest, vi basta andare appunto nel link qui sotto di Instagram, seguire ovviamente Ignoranza Genoana e Bastvezze, e una volta seguiti i profili vedrete cosa bisogna fare per guadagnarsi la maglia del capitano autografata. È molto semplice, troverete tutto però qui sotto su Instagram, quindi vi invito ad andare a controllare, a vedere la pagina, perché vincersi una maglia autografata del capitano secondo me non è una brutta cosa, quindi passate qui sotto e partecipate a questo contest, semplicissimo. Ok ragazzi, appena finito il primo tempo, con un brivido finale di Zajc, abbiamo avuto due occasioni, una con Cibora, una con Zajc, abbiamo pressato bene a fine primo tempo, però siamo sotto. Siamo sotto perché non siamo stati abbastanza aggressivi all'inizio, si è visto che il Verona è una squadra molto aggressiva, oggi stiamo giocando contro una squadra che secondo me è una delle più in forma del campionato, lo stiamo vedendo perché vanno ai 1000 all'ora, e non è facile stargli dietro, non è facile coprire ogni traiettoria di passaggio e tutto, però ci stiamo comportando abbastanza bene, ci è andata di lusso, perché Lasagna ha deciso di regalarci, diciamo, la possibilità di rimanere in partita, perché il 2-0 di Lasagna avrebbe potuto chiudere tutto. Siamo ancora 1-0, abbiamo avuto alla fine un'occasione che non so ancora come abbia fatto a non entrare con Zajc, abbiamo avuto anche la punizione di Zajc, abbiamo avuto appunto anche il cross in mezzo di Zappacosta per Cibora, ci sono state le occasioni, stiamo giocando, siamo partiti un po' forse spaventati dal pressing forte del Verona, però stiamo in campo e si vede che stiamo cercando a tutti i costi di fare gol. Oggi è importante non perdere, perché un punto va benissimo visto la sconfitta del Cagliari, però è molto molto difficile, soprattutto bisognerebbe non perdere in vista della gara di domenica prossima che è proprio contro l'Inter, e quindi è molto difficile. Ora siamo 1-0 per il Verona. Dopo l'1-0, diciamo, l'occasione del 2-0, il Verona poi non è riuscito più a fare molto, però questi vanno veramente ai 1000 all'ora e quindi non è facile, non sarà facile, sarà molto dura. Probabilmente adesso Ballardini metterà mano alla panchina, nonostante Piazza negli ultimi minuti del primo tempo abbia fatto vedere di più, però secondo me insieme a destro non rende abbastanza, secondo me entreranno appunto Shomurodo e hanno detto Pellegrini prima, vedremo, perché comunque bisogna dare un po' di una spinta alla squadra. Il gol che abbiamo subito è un errore di Cibora, purtroppo ogni tanto li commettiamo anche noi, se no tutto sommato poi la prestazione è buona, però non è finita e quindi speriamo bene. E niente, adesso il video del primo tempo finisce qui, ci vediamo con la seconda parte tra un secondo per voi, neanche, tra 45 minuti, spero soddisfacenti per chi. A dopo. Pronto Piera, si avvicina Barak,
Se ho capito che però dovrebbe fischiare a questo punto della partita, 96-20. Adesso Michel Veloso, non c'è più tempo, arrivano tre fischi di Marchetti, finisce 2-2, una mezza impresa del Genoa che con un uomo in meno risolve la partita pareggiandola. Grande Milan Badel al 90esimo in live in questa clip. Ce la siamo portati non a casa, ma ci siamo portati via un punto che vale 1559 punti, un pareggio inaspettatissimo. Io sinceramente ve lo posso garantire che non pensavo sul 2-1, un uomo in meno, di riuscire a pareggiare una partita così. Genoa 2, Verona 2. E andiamo, si prosegue nel filotto positivo e soprattutto si piglia un altro punto su quelle sotto. Incredibile. Finisce dunque la partita, come avrete ben sentito in questo momento abbiamo pareggiato al 90esimo con un gol di Milan Badel che, se fosse stato allo stadio, sarebbe stato probabilmente un gol da infarto. Finisce così, 2-2. Ivan Juric torna a casa amareggiato perché avrebbe potuto vincere una partita. Badel sta piangendo perché neanche lui ci crede a quello che ha fatto. Oggi siamo riusciti a portare via un pareggio, dove ho abituato a dire, devastante. Mi piace il fatto di aver fatto la reaction in live, che metterò su Instagram, perché voglio mettere solo il punto del gol, perché una roba così veramente era tanto che non la vivevamo. Con Ballardini stiamo rivivendo tutto quello che un po' era rivivere dallo stadio, perché c'è poco da dire. Cioè, hanno fatto anche oggi una prestazione i nostri ragazzi con la T maiuscola, perché un uomo in meno, purtroppo Pellegrini si infortuna nonostante avesse anche giocato pure bene, perché era entrato benissimo, si infortuna, tu sei un uomo infortunio, sei un uomo in meno, senza che te l'abbiano espulso, cazzo, continui a giocare, crei anche qualcosina, e al 90esimo, inaspettatissimo, ti inventano l'Eurogol da fuori area. Cioè, fantastico. Cioè, il mio umore di questo momento 30 secondi fa era totalmente diverso. Cioè, io 30 secondi fa e la seconda parte del video volevo farla con si torna a perdere, purtroppo oggi è andata male, e invece no, perché Milan Badel ci mette lo zampino e finalmente, cioè finalmente no, e continuiamo a portare via punti. Oggi un punto che vale oro. Non so cosa sto dicendo, sto facendo una seconda parte di video che è praticamente senza un senso, perché sono come Badel in questo momento, non ci credo, vorrei essere lì, sto iniziando a sudare perché vorrei essere lì a spaccare tutto, perché allo stadio vedi un gol così al 90esimo, per chi è andato allo stadio in questi anni, per chi è potuto andare nella sua vita allo stadio, sa bene cosa vuol dire un gol al 90esimo che ti porta 26 punti a più 11 dal Cagliari, che ha perso di nuovo ieri. Hai preso un punto al Torino, che ne ha presi, cioè hai preso, diciamo, un punticino del Torino che aveva vinto, e meglio di così non si poteva fare, contro un Verona, ragazzi, devastante, che ha giocato 70-80 minuti al top e poi ha un po' mollato, si è visto un po' il calo fisico, giustamente, uno che sono giocatori, non era al Madrid o al Barcellona, però mamma mia, che punto che abbiamo portato via. Avrei voluto fare un video un po' più schematizzato con chi ha giocato, chi non ha giocato, ma proprio non me la sento, perché c'è, cioè, troppa emozione, quindi io vi dico, inaspettato. Io vi invito ad andare qui sotto su Instagram a seguire la pagina Ignoranza Genuana, Genova Rosso Blu e Grifone Rosso Blu, anche se volete bastezze, e vi saluto perché non ho altro da aggiungere. Direi che la reaction in live possa bastare, però, e speriamo di continuare così. Ciao.